Grazie Presidente, io cercherò di dire tutto velocemente perché il tempo non è tantissimo, ma è giusto parlare con chiarezza a quest'Aula e soprattutto agli italiani in virtù di un provvedimento così importante. Intanto noi riteniamo che sia non solo utile per l'Italia questo decreto, ma addirittura indispensabile, perché non è un decreto spot, ma è un decreto che attua misure concrete in favore dell'ordine e della sicurezza pubblica, stanziando anche tantissime risorse. Certo, siamo abituati a questo seppur legittimo teatrino che giunge ogni volta dai banchi del Partito Democratico, dove non si fa altro che pontificare senza dirci perché negli anni del loro governo, per esempio, non hanno modificato la legge Bossi-Fini. Oggi ci dicono di farlo, ma noi andiamo avanti perché abbiamo l'obiettivo di fare cose importanti, e questo decreto sicurezza bis, così come è accaduto per il decreto sicurezza, non soltanto giustamente, correttamente si occupa del fenomeno migratorio, ma si occupa anche di ben altro, per cui è giusto comunicare in maniera corretta agli italiani. Il decreto sicurezza si è occupato in maniera importante della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, e questo decreto sicurezza bis si occupa anche, ma nessuno da quei banchi lo ha detto, del cosiddetto spazza clan. Nessuno ha detto che questo decreto prevede l'assunzione di 800 unità perché mandino in galera i delinquenti che, nonostante siano stati condannati con sentenza penale definitiva ed esecutiva, si godono la loro libertà sul suolo italiano. È un decreto che si occupa anche, per esempio, di mettere sotto controllo i violenti nelle manifestazioni sportive e pubbliche. È un decreto che dice basta a chi vuole nascondersi sotto i caschi per distruggere persone o per distruggere vetrine. Ma è anche un decreto che dice basta a chi vuole vendere in maniera irregolare, per esempio, i biglietti per vedere una partita allo stadio. Qualcuno sempre da quei banchi prima si vantava di essere diverso da noi. Noi diciamo vive Dio, meno male che siamo diversi da voi. Scopriamo le carte rispetto a questi temi e diciamole alcune cose, perché noi raccontiamo un'Italia e vogliamo un'Italia che non è quella che voi ci avete fatto trovare, cioè un'Italia disordinata, un'Italia che è in preda a delinquenti nostrani ma anche importati, perché non avete controllato coloro i quali mettevano piede sul nostro suolo. E diciamole queste differenze, perché noi vogliamo un'Italia che lotta senza condizioni, senza se e senza ma, l'immigrazione clandestina. Dall'altro lato c'è un'Italia, per fortuna, minoritaria, che parla di un'integrazione farlocca e poi non vede, dicendo che è un'invenzione del ministro Salvini, un bumbone preoccupante che è appunto la mafia nigeriana. Noi vogliamo un'Italia che in Europa e nel contesto internazionale sta con la schiena dritta e con dignità, non quell'Italia che voi ci avete consegnato, in base alla quale avete chiesto più flessibilità per più immigrazione. Noi vogliamo un'Italia dove si dice e si fa meno partenze e meno morti in mare, non l'Italia di più partenze per tutti purché vivano le cooperative rosse. Noi vogliamo un'Italia che vede i parlamentari fieri e orgogliosi quando girano per le periferie delle nostre città e non quando fanno i turisti sulla Sea-Watch o sulle ONG. Noi vogliamo un'Italia, concludo Presidente, che è al fianco dei finanzieri speronati e non a fianco di Rachete, di Casarini e di De Magistris. Noi vogliamo un'Italia orgogliosa nei fatti, così come questo decreto fa delle sue divise, delle proprie forze dell'ordine, e non vogliamo mai più vedere l'Italia di Scalfarotto. Noi vogliamo l'Italia che tiene alla sicurezza e all'integrità della nazione e non l'Italia dei gozi per cui un governo vale l'altro. L'Italia o la Francia poco cambia. Questo vogliamo noi, e noi vogliamo essere la prima Italia, Presidente, ho concluso, l'ultima sceneggiata tragicomica, tempo lo guardo poteva io. Non arrivare
dal Partito Democratico è quella della raccolta delle firme per chiedere le dimissioni del ministro Salvini. Un consiglio spassionato: desistete, perché rischiate di andare ancora incontro ad un'ennesima... Concluda, senatore. Noi abbiamo una sola parola per il ministro Salvini, una sola parola: grazie, grazie, grazie ministro, vada avanti per quell'Italia, per la prima Italia.